Allora, questa cameretta sta prendendo sempre più forma, si sta alissizzando, sta veramente diventando carina finalmente. Qua ci sono i giochi, prima era tutta vuota, tutta anonima, mentre adesso sta prendendo il tuo stile. Sì. Ti piace? Molto. Cominci a sentirtela tua? Sì. Soprattutto questo puff su cui sei ora, che è quello che hai ricevuto al tuo compleanno da parte nostra, anche se quando ti muovi sembra che fai delle puzzette. Ok ragazzi, se sentite questi tr tr tr, sono io. Se è Alissa, però è il puff. È il puff, è, oh, anzi non si può sapere, sarete con il dubbio. È una cosa bella. Cioè, noi lo sentiamo, ma voi no. Voi non potete sapere se è una puzzetta o il puff. Vabbè, comunque, qui Alissa si è allestita tutta la sua cucina, perché in realtà vorremmo fare anche un video di Alissa che cucina qui il fast food, e sicuramente lo faremo. Sì. Però non oggi. Il video di oggi neanche Alissa sa ancora bene di cosa si tratta, perché è una sorpresa. Allora, è una sorpresa fino a un certo punto, perché Alissa, qual è il tuo colore preferito? Viola. Viola. Pure il camice è viola. Cioè, anche non è un camice, questo è il grembiule da cuoca. Grembiule da cuoca o viola? Anche questo puff comunque prevalentemente viola. Questo l'ho scelto io perché era viola. E la cover del mio tablet è viola. Lo zaino è viola. La borsa dei pattini è viola. I tuoi occhiali di che colore sono? Viola. Ovviamente. E allora, io oggi dovevo andare a fare un cambio da OBS, perché tra tutti i regali che hai ricevuto ce n'erano alcuni che erano un po' piccoli. 8-9. Erano taglia 8-9 invece che 9-10 o 10-11, insomma Alissa ha fatto 10 anni, però qualcuno si è sbagliato. E allora, visto che però di vestiti ne avevi ricevuti tantissimi, invece di prendere altri vestiti, ho fatto un altro tipo di shopping. Ma da OBS, quindi... Da OBS. Ma OBS non ha solo vestiti. E ho fatto uno shopping viola! Ho preso tutte cose viola. Non te lo aspettavi? Ho fatto uno shopping viola per te, ho preso solo cose viola che c'erano da OBS. E adesso te le faccio scoprire. Ok, allora cerca di pescare senza vedere, via. Olè, prima cosa. Cos'è? Vediamo. È una borsa. Non è proprio una borsa. È un astuccio. Non è proprio un astuccio, è un contenitore, una borsa contenitore. Ci metti le cose magari che ti possono servire. Poi questa la arrotoli, così chiudi, la tieni appesa qua, e poi quando ti serve qualcosa la srotoli e ti ritrovi tutto quello che ti serve qui dentro. E poi è comodissima perché te la puoi portare anche in viaggio. Sì. Quindi se per esempio tu in viaggio, anche quando andrai in gita, tu andrai in gita a Torino? Sì. Qualche giorno? Quindi ci metti, non so, lo spazzolino da denti, la spazzola, i laccetti per i capelli, tutto quello che ti serve. Poi te lo appendi alla porta o al gancetto degli asciugamani e ti ritrovi praticamente un tuo piccolo armadietto personale. E quando non sei in viaggio lo puoi comunque usare a casa. Sì, guarda, c'è pure la stellina. La stellina mi piaceva molto. Questa linea si chiama Astro Girl e è uno stile molto tuo, perché vedi, ha tutte queste stelline, tutto viola. Ti piace? Sì, molto. È pure molto pratica e portatile. È utile, è una cosa utile. Io vado. Vedi? E poi qui ci puoi mettere proprio le cose che ti servono la mattina quando tu ti prepari anche per andare a scuola. Va bene, torniamo alla nostra postazione. Pesca una nuova cosa. Vediamo quella. Oh, che cos'è? È una lavagnetta per segnarsi gli impegni. Sì, di tutta la settimana. Ha il pennarello e anche due magneti, perché così se ti ci devi magari attaccare un post-it, oppure magari hai il biglietto per il cinema e te lo vuoi tenere qua perché magari ci devi andare proprio di giovedì, te lo appendi qua e ti ricordi che giovedì è il cinema. Sì. Ok, allora per esempio domani tu hai il compleanno di una tua amica, no? Vero, sì, che è un compleanno sul bus, bello. Cioè,
Questa è la scrittura di Elisa. Vabbè, dai, la scrittura di fetta. Sì, vabbè, la scrittura di fetta. Comunque, è anche magnetica. Quindi se prendiamo uno di quei fogli magnetici adesivi e lo mettiamo lì sul muro, dopo quest'estate la puoi attaccare al muro. Oppure sul frigo, insomma, nel frattempo lo possiamo appoggiare. Però è molto carino, anche questo è sempre di quello stile, no? Sì. C'è scritto Trust the Universe. Credi all'universo. E così anche qua ti puoi organizzare. Finora due cose per organizzarsi. Ah sì, e poi si cancella. E beh certo, se no ti immagini che scrivi un impegno per il lunedì e poi quello sarà il tuo impegno per tutta la vita perché non lo cancelli più. No, non me lo voglio immaginare. Ecco, magari lunedì metti compito di italiano e poi tutti i lunedì della tua vita tu avrai il compito di italiano. Però non c'è lunedì. Perché non c'è italiano. No, non c'è italiano lunedì. Vediamo cosa c'è lunedì. Allora, lunedì hai arte, matematica, inglese. Beh, inglese. Beh, questo ti è piaciuto, no? Sì! Prossima pesca! Sarà una cosa sicuramente viola. Ma cosa? Non è lì la busta! Ok. Un pigiamino! C'è scritto Here comes the fun. E poi fan con tutti i pantaloni. Carino! Vabbè, questo comunque ci sta bene a tutte e due, ce lo possiamo prestare. Sì. Bene, okay. Pigiamo, questa era una cosa utile, dai, una cosa utile l'ho presa. Il resto no. Vediamo, no, in realtà è tutto utile, dai. Pesca. Questo. Bath salt? Sì. Sai cosa sono questi? No. Sono dei sali da bagno, questi li prendi con la palettina, mi piaceva troppo che aveva questa palettina di legno in miniatura. Li peschi e te li butti nella vasca quando fai il bagno e ti fanno venire l'acqua salata e profumata che fa proprio bene alla pelle, te la pulisce. Ok, comunque anche questi sono viola e alla lavanda. Buono il profumo della lavanda. Oh, questa è anche una cosa utile dei pantaloni perché ti hanno regalato tantissime magliette per il tuo compleanno ma pochi pantaloni. E quindi? Solo due. Ragazzi, servivano i pantaloni. E questi sono viola. Che bello. Hanno il bottoncino però sono elasticizzati. Sì. E poi è così il bottoncino. Non sono quelli un po' difficili. E l'ultima cosa è... Oh! Scotch unicornoso! Ti piace? Sì! Moltissimo, perché qui... Anche questa piccola lama per tagliare lo scotch. Così lo puoi usare per i tuoi lavoretti. Però è anche bello da mettere sulla scrivania. Fa anche arredamento. È estetico. Estetico. Una cosa che mi piace degli scotch, questi così, che non ti perde il segno. Allora, ti è piaciuto questo unboxing viola? Sì! Sei contenta? Tanto! Così almeno abbiamo anche qualcosa di diverso, oltre a solo vestiti, perché erano belli quei vestiti in realtà, eh? In realtà erano belli, fossero stati della taglia giusta li avremmo tenuti, però era sbagliata. E allora perché non approfittarne per prendere qualcosa di diverso e viola? E allora ragazzi, adesso abbiamo ancora più elementi per violicizzare la vita di Alissa e questa cameretta. Adesso sistemiamo, troviamo anche il modo di mettere questa lavagnetta in modo che sia utile. Allora, la cosa preferita, domanda di rito, questa te la faccio sempre. Tutto. Ma come tutto? Tutto. Non c'è una cosa un pochino di più? No. Va bene, sono contenta, allora vuol dire che ho fatto delle belle scelte. Non c'è neanche una cosa che non ti è piaciuta? No. Beh, a me personalmente è piaciuta molto questa perché credo sia la cosa anche più utile e almeno così Alissa si potrà anche organizzare un po' di oggetti che normalmente lascia in giro così sparsi per la stanza, per il bagno. Ecco, magari un po' di cose che adesso occupano spazio in bagno Alissa se le potrà mettere qua. Va bene ragazzi, questo video viola finisce qui. Io e Alissa vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! E adesso andiamo a mangiare.